Buonasera a tutti, benvenuti a casa Viroli per il 25esimo, se non sbaglio, appuntamento con la poesia in diretta ogni giorno alle 17.30 in questo periodo di lockdown. E un appuntamento oggi a cui tengo particolarmente, controllo che la diretta stia funzionando e che non abbiamo problemi come abbiamo avuto ieri, a cui tengo particolarmente, lo potete vedere anche dalle pile di libri che ho accumulato per questo appuntamento. Parleremo di un poeta molto amato, molto odiato, di uno scrittore scomodo, che americano, che ci ha lasciato nel 1994. Parleremo di Charles Bukowski, Henry Charles, detto Hank Bukowski, o in certi libri autobiografici, come si definiva lui stesso, Chinaski. Nasce in Germania il 16 agosto del 1920, muore a Los Angeles il 9 marzo del 1994, è autore di 6 romanzi, centinaia di racconti e addirittura migliaia di poesie. Molto più conosciuto per quelli che sono i suoi romanzi, Storie d'ordinaria follia, da cui trasse un film anche il regista italiano, di cui adesso mi sfugge il nome, però insomma, Marco Ferreri. Donne, questo libro che uscì negli anni '80 e che ci sconvolse tutti, la cui lettura ci sconvolse letteralmente. Questa raccolta di poesie, che forse è la prima uscita in Italia, uscita nel 1987, non mancava tanto alla sua morte, settembre 1987, da cui voglio leggervi l'inizio dell'introduzione di Fernanda Pivano. Prima che Karl Weisner, traduttore tedesco di William Burroughs, Allen Ginsberg e Bob Dylan, con le sue traduzioni appassionate, lo rendesse famoso in Germania, facendo rimbalzare la sua fama dalla Germania in Francia, in Italia e dall'Europa in America, Charles Bukowski era noto nel suo paese soprattutto per i suoi readings di poesia. Erano readings burrascosi, ai quali il pubblico dell'underground accorreva perché aveva letto i suoi articoli intrisi di sesso e di denuncia su Open City e altri giornali fuori dell'establishment. Accorreva aspettandosi di non venire deluso e di ritrovare sul podio l'autore di quegli articoli dissacratori, senza contraddizioni tra le sue poesie e le sue proteste, e Bukowski non deludeva mai. Arrivava ubriaco nelle sale fumose di quegli anni, veniva trasportato a braccia fino al microfono e, senza abbandonare la presa dell'onnipresente fiasco di vino o lattina di birra, leggeva o improvvisava i suoi brevi versi liberi, tronchi o smozzicati, offrendo di sé l'immagine di un macho sconfitto dalle donne, di un uomo grosso come un armadio e fragile come panna montata, di una vittima di tutte le frustrazioni e di tutti gli orrori abituali della società contemporanea. Nella camera squallida da Underwood, dove viveva nella East Hollywood, un quartiere ignoto agli scalatori del cinema e noto invece alla malavita e ai falliti della scalata non riuscita, aveva per lo più un armadio dove, invece di conservare i vestiti, conservava i manoscritti delle poesie. I fogli si accumulavano finché lo riempivano e zampillavano sul pavimento ogni volta che l'autore lo apriva. Fu proprio in un'occasione come questa che un amico scoprì le sue poesie. Questa era Fernanda Pivano, che introduceva la prima raccolta, L'amore è un cane che viene dall'inferno, edita da Sugar Co. Edizioni nel 1987 in Italia. In realtà Bukowski da molto più tempo scriveva e cercava di vivere con le sue poesie, con i suoi racconti, con i suoi romanzi. Una vita ovviamente non facile, quella di Charles, che inizia sin da bambino, in una maniera non semplice, perché si trova ad abitare prima a Baltimora, poi la famiglia si trasferisce a Los Angeles. Qui la famiglia viene discriminata perché sono di origini tedesche, hanno un accento diverso rispetto a quello
che hanno gli americani della California. E oltretutto si vestono in maniera anche particolare, addirittura i vicini di casa lo prendevano in giro perché secondo loro si vestiva da femminuccia con dei vestiti forse della tradizione tedesca. Inizia la giovinezza in maniera, come abbiamo detto, difficile, è colpito da un'acne devastante, i cui segni gli rimarranno sul viso per tutta la vita e per la quale deve sottoporsi a cure molto dolorose. Finché a 13-14 anni ha il suo primo incontro con il vino, con l'alcol. Grazie o a causa di un suo amico, un certo William Baldwin Malinax, figlio di un chirurgo alcolizzato. Dirà poi successivamente Bukowski: questo mi aiuterà per tanto tempo, scrisse in seguito. Bukowski, descrivendo l'inizio del suo amore a vita con l'alcol. Si diplomò alla Los Angeles High School, poi frequentò l'LA City College, l'università, per 2 anni, conseguendo un diploma, laurea breve in arte, giornalismo e letteratura. Alla fine della seconda guerra mondiale venne arrestato perché renitente alla leva, perché non voleva, insomma, fare il militare, non voleva partire per l'Europa e per la guerra. Fu tenuto in prigione 17 giorni. E poi successivamente, sottoposto all'esame di leva, venne considerato non idoneo al servizio militare. Sostanzialmente Bukowski è sempre stato disinteressato e disilluso sin da giovane dai temi della politica. Scriveva: la differenza tra dittatura e democrazia è che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini. In dittatura non dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare. Abbastanza esplicito. A 24 anni pubblica il suo primo racconto su una rivista, a cui ne fa seguito un secondo, però capisce che è difficile vivere di letteratura, è difficile vivere scrivendo, campando nel mondo letterario. E si rassegna e smette di scrivere per 10 anni. Per 10 anni vive una vita lontano appunto dalle pagine scritte, dalla macchina da scrivere che lui tanto amava. Però questi 10 anni saranno fondamentali per tutto quello che lui dopo scriverà in seguito, perché in questo periodo è costretto a fare lavori umili, è costretto a venire a contatto con persone di bassa provenienza sociale. Continua a vivere a Los Angeles, lavora sporadicamente e vive addirittura neanche in case, ma in pensioni, in alberghetti proprio da 4 soldi. Nei primi anni 50 ottiene il primo lavoro come postino e riesce a portarlo avanti solo per 3 anni, perché ovviamente era un lavoro che gli stava un po' stretto. Nel 1955, si dice, appunto, si racconta, e ci sono tante biografie riguardanti Bukowski, dopo aver bevuto molto con la compagna Jane, fu ricoverato in ospedale per un'ulcera perforante che gli fu quasi fatale. Si salvò grazie alle trasfusioni di sangue donato dal padre. Poi questo momento, questo incontro da vicino con la morte, probabilmente gli cambiò la vita, lasciò l'ospedale e iniziò a scrivere poesie. Una serie infinita di donne, da questo punto in avanti, popolarono la sua vita. Nel romanzo Donne, a cui vi accennavo prima, racconta, in maniera autobiografica molti di questi rapporti difficili con queste signore. Addirittura Henry Cinaschi, che è il suo l'alter ego di Charles Bukowski, lascia un'epigrafe a questo libro dove scrive: più di un valentuomo è stato ridotto sul lastrico da una donna. Non per questo Bukowski era misogino. Assolutamente, anzi, amava e rispettava profondamente
donne, le amava profondamente, tante ne ebbe, nonostante il suo aspetto non fosse quello proprio di un modello, insomma, cioè, era piuttosto vissuto, rovinato in viso da questa acne. Nel 62 rimase traumatizzato dalla morte di una di queste donne. Si chiamava Jane Cooney Baker ed era stata il suo vero primo grande amore. Bukowski espresse tutta la sua tristezza, cercò di metabolizzare questo lutto in una lunga serie di poesie e racconti in cui piangeva la morte di Jane, che probabilmente fu il più grande amore di tutta la sua vita, la più importante delle muse che ispirarono la sua poetica e la sua scrittura. Nel 64 si unì a un'altra donna, Frances Smith, nuova convivente, da cui ebbe l'unica figlia, Marina Louise, con la quale ebbe un difficile rapporto di odio e amore. E poi si accorsero di lui due piccoli editori che pubblicarono in una rivista, The Outsider Literary Magazine, la rivista letteraria outsider, cioè quindi non nel filone mainstream, non nel filone considerato ufficiale dall'establishment. E fecero uscire alcune raccolte di poesie, due raccolte di poesie di Bukowski. Poi fu stampato la prima raccolta di racconti in una tiratura limitata di 500 copie, e da lì incominciò a scrivere regolarmente, dando anche inizio a uno dei suoi libri più famosi, Notice of a Dirty Old Man, Taccuino di un vecchio porco, che venne pubblicato a puntate sull'Open City, una rivista letteraria di Los Angeles, un giornale underground, un giornale non di quelli appoggiati ufficialmente dalla cultura predominante. Continuò a scrivere romanzi e nel 69 ci fu la vera e propria svolta letteraria. Accettò l'offerta di una piccola casa editrice, la Black Sparrow, di John Martin, che gli offrì 100 euro al mese per scrivere per tutta la vita. 100 euro, scusate, 100 dollari. 100 dollari nel 69 non erano pochi, ma non erano ovviamente neanche tanti. Spiegò infatti Bukowski in una lettera di quel periodo che lui sentiva di avere solo due alternative. Era impiegato in un ufficio postale, e quindi poteva restare a lavorare all'ufficio postale e impazzire, oppure andare a giocare a fare lo scrittore e morire di fame. Decisi di morire di fame e infatti iniziò a scrivere per la Black Sparrow. Ma Bukowski era una persona sicuramente piena di vizi e piena di lati oscuri, però anche piena di grandi pregi. Lo dimostra il fatto che, per riconoscenza nei confronti degli editori della Black Sparrow, Bukowski restò poi tutta la vita come scrittore, il più grande scrittore di questa piccola casa editrice, per la quale pubblicò praticamente tutti i lavori successivi. E la fama iniziò a crescere anche grazie a questi reading di cui parlava Fernanda Pivano, e iniziò a imbarcarsi in una serie di storie di una notte, di relazioni di breve durata, e tutte queste storie che ebbe gli fornirono il materiale utile a comporre i suoi racconti e le sue poesie. Un incontro importante con una donna lo ebbe però nel 1976. Si chiamava Lee Beagle, proprietaria di un ristorante di cibo naturista, salutare, chiamatelo come volete, oggi diremmo vegano o vegetariano, aspirante attrice e devota di una setta indiana. Con questa ebbe inizialmente un rapporto burrascoso, dopo 2 anni si lasciarono,
Poi la prese anche come personaggio ispiratore di alcuni appunto, personaggi che popolano i suoi romanzi. Non so, Linda viene chiamata Sara, Linda Lee Beagle. Linda viene chiamata Sara nei romanzi Donne e Hollywood, che è uno degli ultimi romanzi pubblicati da Bukowski, l'ultimissimo fu Pulp. E scrivendo di lei, in questo mi ricorda molto quello che fu un suo grande amico di questi ultimi anni, Raymond Carver. Anche Raymond Carver, come Bukowski, fu salvato da una donna. Per Raymond Carver, l'abbiamo visto in uno dei primi incontri, fu Tess Gallagher, la poetessa, professoressa universitaria, a salvarlo dall'alcol. Per Charles Bukowski fu invece questa Linda Lee Beagle. Scrisse di lei dicendo che gli aveva regalato altri 10 anni di vita perché lo obbligò a bere un po' di meno e a bere solo vino e solo birra. Nonostante questo, nel 1988 Bukowski si ammala di tubercolosi. Continua a scrivere e fortunatamente ha un periodo anche abbastanza prolifico, fino al 1994, quando il 9 marzo, all'età di 73 anni, muore stroncato da una leucemia fulminante a San Pedro, poco dopo aver completato, appunto, come vi dicevo, il suo ultimo romanzo dal titolo Pulp. I funerali furono officiati da monaci buddisti alla cui disciplina si era avvicinato negli ultimi anni della sua vita. Sulla sua lapide volle che venisse scritto Henry Charles Bukowski, nome ufficiale, Hank il soprannome, e una piccolissima frase: Don't try, non provare, non provate, non provare. 1920-1994, sotto questa iscrizione appare un'incisione raffigurante un pugile. La piccola scritta che gli dicevo, non provare, don't try, è una frase che spesso Bukowski usa nelle sue poesie quando consiglia al giovane poeta, ai giovani scrittori, di non provare la strada della scrittura, perché è una strada difficile, è una strada costellata di grosse, appunto, difficoltà, soprattutto economiche, e in cui c'è un grande dispendio di energie che devono confluire nell'ispirazione e nella creatività. Seppellitemi vicino all'ippodromo, così che possa sentire l'ebbrezza della volata finale. Un'altra delle passioni di Charles Bukowski erano i cavalli. Lui seguiva le corse dei cavalli, era anche un giocatore, insomma, scommetteva. Per quanto riguarda le sue influenze di scrittore e di poeta, lui stesso riconosceva come fonti di ispirazione John Fante, Louis Ferdinand Céline, Anton Chekhov, Franz Kafka, Henry Miller, Fyodor Dostoevsky, Salinger e il poeta Edward Estlin Cummings, tra gli altri, e poi anche molti altri, perché Bukowski era molto aperto in questo, non si nascondeva, cioè non voleva prendersi tutti i meriti, e lo sappiamo che i grandi artisti sono anche grandi ladri di idee e attingono al materiale che altri hanno già scritto e composto, poi rendendolo proprio. Il suo nome spesso è stato associato al movimento della Beat Generation, anche se in realtà non ebbe mai a che fare con i vari Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Loris Ferlinghetti, eccetera. Il suo soggetto preferito fu sempre la città di Los Angeles. Ma un altro dei soggetti preferiti è la sfida, il gioco che ebbe con la morte. Scriveva nel Capitano e Fuori a pranzo: tutti dobbiamo morire, tutti quanti, che circo!
Non fosse che per questo dovremmo amarci tutti quanti e invece no. Siamo schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla. Scriveva tutte le sere, si chiudeva negli ultimi 10 anni della sua vita, si chiudeva nella camera più alta della sua casa di 3 piani e con la macchina da scrivere passava lì tutta la notte e ovviamente anche un bel cartone di birre. A partire dalla sua morte, avvenuta appunto nel 94, sono stati pubblicati libri, articoli e i suoi scritti. Nonostante questo, il suo lavoro non ha mai ricevuto i grandi apprezzamenti dei critici accademici, anche se invece continua a essere molto amato anche oggi dai giovani che non hanno potuto conoscerlo personalmente perché appunto è scomparso ormai da 26 anni, ma che leggono soprattutto le sue poesie con grande rispetto e grande ammirazione. Bukowski, come ultimo scherzo, decise di far pubblicare postume alcune delle sue opere, proprio per giocare con la morte, come aveva sempre fatto, giocare con la morte, avendo la possibilità di pubblicare anche dopo la morte, quindi di vincere la morte con le sue pubblicazioni, postume. La vita di Bukowski l'abbiamo passata in rassegna molto velocemente. Allora, c'è una poesia che circola su internet già da un po' di tempo e che viene attribuita a Bukowski. Io oggi ve la leggerò perché immagino che alcuni di quelli che oggi si sono collegati sperano di sentirla. In realtà non è di Bukowski, non fa parte di nessuno di questi libri, e gli viene attribuita, ma non si sa chi l'abbia scritta. Ti penso, ma non ti cerco. Non è una poesia di Charles Bukowski, però è molto bella. Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso, ma non ti cerco, non ti scrivo neppure, ciao. Non so come stai e mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. Ed allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci. E ricordami, e ricordati che ti penso, che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco. Non è una poesia di Charles Bukowski. Visto che siamo andati per le lunghe, avrei voluto leggervi una lunga poesia di Raymond Carver, dove racconta il personaggio di Bukowski. Magari la pubblico a commento di questo video. Voi non sapete cos'è l'amore, ha detto Bukowski. È una poesia di Raymond Carver dove racconta, fa un ritratto molto, molto realistico e molto divertente di come vedeva il suo amico Charles Hank Bukowski. Leggiamo ora una selezione di poesie che ho scelto per voi. Sprecare la vita. Lamentele infime e triviali, costantemente ripetute, possono far ammattire un santo. Per tacere di quel bravo ragazzo, qualunque me, il peggio è chi si lamenta, nemmeno si accorge di farlo, a meno che non glielo dici, e perfino se glielo dici, non ci crede. E così non si conclude niente, ed è solo un altro giorno sprecato. Preso a calci, mutilato, mentre il Buddha siede nell'angolo e sorride. Il cuore che ride. La tua vita è la tua vita. Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina dell'arrendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle uscite. Da qualche parte c'è luce. Forse non sarà una gran luce, ma la vince sulle tenebre. Stai in guardia,
Gli dèi ti offriranno delle occasioni, riconoscile, afferrale. Non puoi sconfiggere la morte, ma puoi sconfiggere la morte nella vita qualche volta. E più impari a farlo di frequente, più luce ci sarà. La tua vita è la tua vita. Sappilo finché ce l'hai. Tu sei meraviglioso. Gli dèi aspettano di compiacersi in te. Dalle braccia di un amore. Dalle braccia di un amore, nelle braccia di un altro, ma salvato dal morire sulla croce, una signora che fuma marijuana e scrive canzoni e storie ed è molto più gentile dell'ultima, molto, molto più gentile, e a letto è altrettanto brava o addirittura migliore. Non è piacevole essere messi in croce e lasciati là, è molto più piacevole dimenticare un amore che non funziona. Come ogni amore alla fine non funziona. È molto più piacevole far l'amore davanti alla spiaggia di Del Mar, nella camera 42, e dopo stare a letto, seduti e bere del buon vino, chiacchierare e toccarsi, fumare, ascoltare il rumore delle onde. Sono morto troppe volte, credendo e aspettando, aspettando in una stanza, fissando il soffitto scalcinato, aspettando il telefono, una lettera. Un colpo all'uscio, uno squillo, impazzendo mentre lei ballava con sconosciuti nei locali notturni. Dalle braccia di un amore, nelle braccia di un altro. Non è piacevole morire sulla croce, è molto più piacevole sentire il tuo nome sussurrato nel buio. La notte in cui stavo per morire. La notte in cui stavo per morire, stavo sudando nel letto e potevo sentire i grilli e c'era una lotta fra gatti fuori e potevo sentire la mia anima sgocciolare attraverso il materasso. E appena prima che toccasse il pavimento sono saltato su. Ero quasi troppo debole per camminare, ma ho camminato un po' e acceso tutte le luci. Poi sono tornato a letto. E ancora la mia anima sgocciolava attraverso il materasso e sono saltato su. Appena prima che toccasse il pavimento ho camminato un po' e acceso tutte le luci. Poi sono tornato a letto e lei ancora sgocciolava e io mi alzavo accendendo tutte le luci. Avevo una figlia di 7 anni ed ero sicuro che lei non voleva che io morissi, altrimenti non avrebbe importato. Ma per tutta quella notte nessuno telefonò. Nessuno venne con una birra, la mia ragazza non telefonò. Tutto quello che sentivo erano i grilli ed era caldo. E io badavo a continuare ad alzarmi e stendermi finché il primo sole arrivò attraverso la finestra, attraverso i cespugli. E io mi sdraiai sul letto e l'anima restò dentro finalmente e io dormii. Adesso le persone vengono a bussare alla porta e alle finestre. Il telefono squilla di continuo. Ricevo bellissime lettere con la posta, lettere d'odio e lettere d'amore. Tutto è di nuovo come prima. La morte si fuma i miei sigari. Sai com'è? Sono qui ubriaco ancora una volta e ascolto Tchaikovsky alla radio. Gesù, lo sentivo 47 anni fa, quando ero uno scrittore morto di fame, ed eccolo qui di nuovo. Ora io sono uno scrittore, con un po' di successo. E la morte va su e giù per questa stanza e si fuma i miei sigari. Beve qualche sorso del mio vino, mentre il vecchio Pietro continua a darci dentro con la sua patetica. Ho fatto un bel pezzo di strada e se ho avuto fortuna è perché ho tirato bene i dadi. Ho fatto la fame per l'arte, ho fatto la fame per riuscire a guadagnare 5 dannati minuti, 5 ore, 5 giorni. Volevo soltanto buttare giù qualche frase. Il successo, il denaro non importavano. Io volevo scrivere e loro volevano che stessi alla pressa meccanica, in fabbrica, alle catene di montaggio, volevano che facessi il fattorino in un grande magazzino. Beh, dice la morte, passandomi accanto, ti prenderò comunque, non importa quello che sei stato, scrittore, tassista, pappone, macellaio,
paracadutista acrobatico. Io ti prenderò. Ok, baby, le dico io. Adesso ci beviamo qualcosa insieme, mentre l'una di notte diventano le due, e lei solo sa quando verrà il momento, ma oggi sono riuscito a fregarla. Mi sono preso altri 5 dannati minuti, e molto di più. Un uccello azzurro. Nel mio cuore c'è un uccello azzurro che vuole uscire, ma con lui sono inflessibile. Gli dico: rimani dentro, non voglio che nessuno ti veda. Nel mio cuore c'è un uccello azzurro che vuole uscire, ma io gli verso addosso whisky, aspiro il fumo delle sigarette, le puttane, i baristi e i commessi del droghiere non sanno che lì dentro c'è lui. Nel mio cuore c'è un uccello azzurro che vuole uscire, ma io con lui sono inflessibile, gli dico: rimani giù, mi vuoi far andare fuori di testa, vuoi mandare all'aria tutto il mio lavoro, vuoi far saltare le vendite dei miei libri in Europa? Nel mio cuore c'è un uccello azzurro che vuole uscire, ma io sono troppo furbo. Lo lascio uscire solo di notte qualche volta quando dormono tutti. Gli dico: lo so che ci sei, non essere triste. Poi lo rimetto a posto, ma lui lì dentro un pochino canta, mica l'ho fatto davvero morire. Dormiamo insieme così col nostro patto segreto ed è così grazioso da far piangere un uomo, ma io non piango. E voi? Adesso inizia un'altra poesia che si intitola Adesso ci sono computer e ancora più computer. Adesso ci sono computer e ancora più computer e presto tutti ne avranno uno. I bambini di 3 anni avranno i computer e tutti sapranno tutto di tutti gli altri molto prima di incontrarli e così non vorranno più incontrarli. Nessuno vorrà incontrare più nessuno, altro mai più. E saranno tutti dei reclusi, come me adesso. Profetica. Attraversa l'anima come una lama e ne sonda i paesaggi ora mesti, ora bui, dove corvi neri come pece gracchiano così forte da grattarti le pareti del cuore. Percorre deliziosi giardini decorati da candide margherite, scaldate da un tiepido sole primaverile. Ma quando la sua linfa giunta all'apice scoppia, il foglio si macchia, unico tampone per tale ferita. Sì, signore, tutti i vicini pensano che noi siamo strani e noi pensiamo lo stesso di loro e facciamo tutti centro. Le ragazze. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. E se è coperto d'una polvere da scapolo e le ragazze che entrano qui sono troppo indaffarate per pulirlo, ma io non ci bado. Anch'io sono stato troppo indaffarato per accorgermi finora che la luce balugina fioca dietro questi 5 anni di vita. Sì, quando Dio creò l'amore non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani, non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante, fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio, ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia, stava dormendo. Quando creò la giraffa, era ubriaco. Quando creò i narcotici, era su di giri. E quando creò il suicidio, era a terra. Quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri e creò le montagne, il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te, distesa a letto, fece tutto il suo sacro universo. Tante ve ne vorrei leggere ancora, ma non è possibile. Sono troppe. Sii gentile. Ci viene sempre chiesto di comprendere l'altrui punto di vista. Non importa quanto sia antiquato, stupido o disgustoso, uno dovrebbe guardare agli errori degli altri e alle loro vite sprecate con gentilezza. Sono
specialmente se si tratta di anziani, ma l'età è la somma delle nostre azioni. Sono invecchiati malamente perché hanno vissuto senza mettere mai a fuoco, hanno rifiutato di vedere. Non è colpa loro? Di chi è colpa? Mia? A me si chiede di mascherare il mio punto di vista agli altri per paura della loro paura. L'età non è un crimine, ma l'infamia di un'esistenza deliberatamente sprecata in mezzo a tante esistenze deliberatamente sprecate, lo è. La voglio ripetere questa perché l'età non è un crimine, ma l'infamia di un'esistenza deliberatamente sprecata in mezzo a tante esistenze deliberatamente sprecate, lo è. Ne leggo almeno altre due. Un uomo e una donna a letto alle 10 di sera. Mi sento come una scatola di sardine, disse lei. Mi sento come un cerotto, dissi io. Mi sento come un panino al tonno, disse lei. Mi sento come un pomodoro a fette, dissi io. Mi sento come se stesse per piovere, disse lei. Mi sento come se l'orologio si è fermato, dissi io. Mi sento come se la porta fosse aperta, disse lei. Mi sento come se stesse per entrare un elefante, dissi io. Mi sento che dovremmo pagare l'affitto, disse lei. Mi sento che dovremmo trovare lavoro, dissi io. Mi sento che dovresti trovare lavoro, disse lei. Non me la sento di lavorare, dissi. Mi sento che di me non te ne importa, disse lei. Mi sento che dovremmo fare l'amore, dissi io. Mi sento che l'amore l'abbiamo fatto fin troppo, disse lei. Mi sento che dovremmo farlo più spesso, dissi io. Mi sento che dovresti trovare lavoro, disse lei. Mi sento che dovresti trovare lavoro, dissi io. Mi sento una gran voglia di bere, disse lei. Mi sento come una bottiglia di whisky, dissi io. Mi sento che finiremo come due ubriaconi, disse lei. Mi sento che hai ragione, dissi io. Mi sento di mollare tutto, disse lei. Mi sento che ho bisogno di un bagno, dissi io. Anch'io mi sento che hai bisogno di un bagno, disse lei. Mi sento che dovresti lavarmi la schiena, dissi io. Mi sento che tu non mi ami, disse lei. Mi sento che ti amo, dissi io. Mi sento quel coso dentro adesso, disse lei. Anch'io sento che adesso quel coso è dentro di te, dissi io. Mi sento che adesso ti amo, disse lei. Mi sento che ti amo più di te, dissi io. Mi sento benone, disse lei. Ho voglia di urlare. Mi sento che non la smetterei più, dissi io. Mi sento che ne saresti capace, disse lei. Mi sento, dissi io. Mi sento, disse lei. Per finire, vi leggerò una poesia è una città di Charles Bukowski. Una poesia è una città piena di strade e tombini, piena di santi, eroi, mendicanti, pazzi, piena di banalità e roba da bere, piena di pioggia e di tuono e di periodi di siccità. Una poesia è una città in guerra. Una poesia è una città che chiede a una pendola perché. Una poesia è una città che brucia. Una poesia è una città sotto le cannonate, le sue sale da barbiere piene di cinici ubriaconi. Una poesia è una città dove Dio cavalca nudo per le strade come Lady Godiva, dove i cani latrano di notte e fanno scappare la bandiera. Una poesia è una città di poeti, per lo più similissimi tra loro, invidiosi e pieni di rancore. Una poesia è questa città, adesso, 50 miglia dal nulla, le 9:09 del mattino. Il gusto di liquore e delle sigarette, né poliziotti né innamorati che passeggiano per le strade. Questa poesia, questa città che serra le sue porte, barricata quasi vuota, luttuosa senza lacrime, invecchiata senza pietà, i monti di roccia dura, l'oceano come una fiamma di lavanda, una luna priva di grandezza, una musichetta da finestre rotte. Una poesia è una città, una poesia è una nazione, una poesia è il mondo. E ora metto questo sotto vetro, perché lo veda il pazzo direttore, la notte altrove. E signore grigiaste stanno in fila, un cane segue l'altro fino all'estuario, le trombe annunciano la forca, mentre piccoli uomini vaneggiano di cose che non possono fare.
Ciao Bukowski, io mi sono divertito. L'appuntamento è per domani con un poeta italiano di cui a breve vi svelerò il nome. Questo appuntamento del 9 aprile con l'amico Charles Bukowski. Scrivo poesie solo per portarmi a letto le ragazze. Titolo di un libro. Pazzesco, veramente. Grazie e appuntamento a domani, ore 17:30, da Casa Viroli. Vi aspetto con una poesia al giorno, un poeta al giorno. Buona serata.